Funzionino, è che funzionano. Alessandro Vallamaci, ciao, buonasera, siamo live anche su Facebook in questo momento. Ben ritrovato, Ale. Ben ritrovato a te e buonasera a tutti gli ospiti e a tutti coloro che ci seguono su Facebook in questo caso, oltre che nella chat room. Bene, ci sono già delle domande per te nella chat qui interna di WebEx, però direi che prima di fare questo. Tu mi hai mandato alcuni contenuti, alcune foto, alcune immagini, alcune scansioni di libri, che è l'oggetto della, diciamo, della lecture di questa sera, di questo evento La Casta in Camera. Se per te non è un problema, partirei subito con il video, ma senza audio, ti lascerei parlare sopra, così magari ci puoi dare una prima indicazione di come sarà questo pomeriggio, questa serata insieme. Ok. Forse farei solo una brevissima intro prima, se non ti spiace, perché intanto ripeto la cosa che ho detto un attimo fa, cioè che proveremo oggi a suddividere quelle che sono le percezioni che ho avuto rispetto alla fotografia di Guidi, quindi a suddividere quella che è la sua fotografia in tanti piccoli elementi, così da poterne parlare, analizzarle in maniera più semplice. Sono percezioni assolutamente personali, Guidi è un autore straordinario, quindi come dire, ho anche un po' di timore reverenziale nel fatto di essere qui a parlare di lui, però vorrei iniziare in maniera un po' provocatoria, perché oggi pomeriggio non stavo leggendo questo libro, che non c'entrerebbe niente da un certo punto di vista, è un libro che si chiama Percezioni, come il cervello costruisce il mondo. E la cosa interessante, mentre leggevo, è che si fa riferimento a un concetto che è quello della deviazione, e si dice che la deviazione spesso viene interpretata come qualcosa di negativo, mentre invece la deviazione altro non è se non un cambiamento di rotta. E quindi quello che l'autore invita a fare è dubitare. Dice: se dubitiamo con coraggio, il nostro cervello ci ricompenserà con nuove percezioni, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa voglio dire? Che cosa vuole intendere anche l'autore? Che molto spesso noi siamo convinti di alcune nostre idee, percezioni, eccetera, mentre invece la ricchezza sta proprio nel metterle in discussione. Perché questo riferito a Guidi? Perché Guidi è uno di quegli autori, a mio avviso, di difficile comprensione. Cioè, uno si trova di fronte a una foto di un grande reporter e dice: ah, che bella questa foto. Poi vede una foto di Guidi e dice: ma perché quello ha messo un palo qua, ha fotografato un paesaggio poco interessante, ha fatto una foto. Allora, probabilmente serve un po' più di tempo, di attenzione ed essere pronti proprio a questa deviazione. Un'altra frase meravigliosa di questo libro è: il valore sta nelle domande, che poi è quello che noi ripetiamo sempre, no? Una buona fotografia è una fotografia che pone degli interrogativi, non una foto che dà delle risposte. L'altra cosa, l'ultimo concetto, e poi chiudo con questa brevissima introduzione: la vera conoscenza si ha quando l'informazione è incarnata nell'esperienza. E questa cosa mi ha fatto venire in mente il modo in cui conduciamo il nostro di Urban Landscape, per cui anche lì quello che accade è che suddividiamo la problematica enorme della fotografia di paesaggio in tanti piccoli elementi che diventano immediatamente degli esercizi, per cui poi si ha la possibilità di praticarli. Di praticare quelle tematiche e di farle proprie. Ok, puoi partire col primo video. Grazie, Mauri. Io ti avrei lasciato un altro quarto d'ora, in realtà. Comunque, a proposito dell'importanza delle domande, ci sono già le domande, se vuoi te le partiamo da quelle. Il libro si chiama Percezioni, ci chiedono come si chiama questo libro. E il sottotitolo è Come il cervello costruisce. Bene. Senti, allora io metto su un video che mi hai dato da Have a Nice Book, credo, se non ricordo male. Dimmi che Ok, vedi, questo sì, si è. vede, perfetto. Questo sei tu, questo nel libro lo sappiamo bene. Ale, che cos'è questo innanzitutto? Cos'è, ci proponi qui? Veramente, che Allora, cos'è? questo è il libro che da un certo punto di vista, come dire, potrebbe sembrare il meno interessante, nel senso che è una raccolta antologica e in realtà è anche il catalogo di una mostra che io ho visitato a Ravenna ormai diversi anni fa. Il motivo per cui vorrei iniziare con questo libro è perché in qualche maniera vedere quella mostra, purtroppo il libro ha un decimo delle foto che erano esposte in mostra, vedere quella mostra mi ha proprio aperto
la strada verso la comprensione, almeno in parte, di quella che è appunto la poetica di Guidi. Cioè, quello che noi vediamo in queste foto è proprio il suo percorso di fotografo e di artista, e già in questo libro ci sono un po' tutti i contenuti che poi ritroveremo più avanti. Quindi l'attenzione per il tempo, l'errore fotografico ripetuto fino all'infinito, che diventa parte della ricerca fotografica, piuttosto che, come in questo caso, vediamo una foto in bianco e nero e una a colori identiche praticamente o quasi, insomma, una accanto all'altra, e parleremo anche di questo fatto, e cioè di come mai Guidi, fotografi, talvolta realizzi degli scatti molto simili tra di loro, quasi a voler sfidare quelle che sono le regole dell'editing, della selezione in fotografia, perché lui ha un punto di vista completamente differente. Quindi questo libro rappresenta un po' un'introduzione, ecco, a tutto quello che oggi andremo ad analizzare. E possiamo anche procedere, se vuoi, già sulla esatto, partiamo dall'altra, la precedente, la successiva, scusami. Ok, scusami che le ho messe invertito. Allora, cosa succede in questa immagine, per esempio? La cosa, io questa è un'immagine che utilizzo molto spesso, che molto proprio per la qualità compositiva che c'è appunto dentro questa immagine, dentro questa fotografia. E faccio notare sempre, per esempio, la ripetizione di elementi geometrici partendo dalla parte in alto a sinistra, quindi di quadrati sulla parete del palazzo, e poi faccio notare il quadrato blu con la scritta 27, tutta la parte verde in basso con poi una stradina che separa in due, in effetti, la parte in basso della fotografia. Sulla destra abbiamo il bambino vestito di rosa e coi capelli biondi sullo sfondo verde. Sopra la testa del bambino c'è una piccola macchina, un'automobile, e in fondo vediamo di nuovo tre rettangoli bordeaux rossi, e poi questa torre che svetta contro uno sfondo bianco. Il gioco che io faccio e suggerisco anche, puoi andare sulla prima fotografia a questo punto, non me ne voglia il maestro Guidi, ma io faccio questo esperimento con i ragazzi ai corsi, cioè dico: prendete una vostra fotografia, contrastatela in maniera esasperata. Se continuerete ad avere lettura di tutti gli elementi che la compongono, la foto sarà composta bene. Vorrà dire che la foto è Quando invece chiaramente noi abbiamo degli elementi che si impallano, che si sovrappongono, eccetera, eccetera, allora sicuramente appena la contrastiamo un po' perdiamo leggibilità. Invece questo esercizio, che è un po' dissacrante, ripeto, mi scuso, però credo che sia estremamente utile in termini didattici per comprendere proprio come questa foto sia stata costruita. Ok? Alessandro, è Questo arrivata una basta che. domanda da Guidi che dice come ti permetti? Esatto. Chiedo venia, maestro. Andiamo alla successiva, se ti va. Okay. Questo, per esempio, ci sono tante fotografie come questa, scattate anche da altri autori, e la cosa che mi piaceva, di cui mi piaceva discutere, è il fatto che è la presenza di quelle tracce sulla neve, quelle impronte. È come se i fotografi come Guido Guidi, ma anche come Luigi Ghirri e tanti altri autori che si sono dedicati al paesaggio, è come se loro si muovessero quasi come degli archeologi, quasi come a voler trovare le tracce del passaggio dell'uomo nel paesaggio. E questo è un aspetto molto interessante, ma c'è anche un altro risvolto, cioè da un punto di vista compositivo. La presenza di quegli elementi scuri sul fondo bianco è sicuramente qualcosa di molto molto importante, perché tiene su la fotografia, la fa stare in equilibrio, come su una bilancia, no? Perfettamente bilanciata. Questa immagine penso che si commenti da sola. È fenomenale, è una foto con una composizione estremamente complessa, ma che rispecchia un po' quelle che sono tutte le regole della composizione in fotografia, diciamo,
rispettate benissimo o comunque è una foto decisamente molto molto ben composta, super geometrica, ricca di forme, ricca di ritmo e anche di più strati e più possibilità di lettura, quindi la trovo un'immagine estremamente interessante. Tolgo il mio microfono, ti faccio una domanda però, ok? Faccio una domanda tipica magari di chi si approccia alla fotografia e, non so, ha conosciuto Steve McCurry, ha conosciuto, insomma, autori di generi completamente diversi che hanno, se vuoi, una lettura molto più semplice, più lineare. Però, diciamo, non mi basta che tu mi dica questa è bellissima, una bellissima composizione, ok? È molto complessa, ma io studente alle prime armi voglio cominciare a capire perché se io metto quel palo invece o il cartello lì davanti, per me è un difetto, per me è un problema, anzi magari anche per gli altri che guardano le mie foto, quello è un problema. Cioè, dov'è che si riesce a vedere a questo punto il momento in cui Guidi fa questa come scelta? Questo lo vedremo anche man mano che scorriamo le altre cartelle, proprio perché ci sono alcuni elementi che si ripetono nella sua poetica, però diciamo, in realtà io in questa fotografia ci rivedo Friedlander e ci rivedo anche, che quindi conosce benissimo, e ci rivedo anche Bresson per assurdo. Non so se qualcuno di voi ricorda la foto di Giacomelli scattata da Bresson sotto la pioggia, in cui il palo in mezzo all'inquadratura va a comporre una serie di triangoli, e poi in alto a sinistra c'è di nuovo un elemento triangolare, un cartello che Bresson mette lì come a creare un reverbero. In effetti, immagini come questa sono estremamente complesse e ricche di reverberi. Diciamo, se uno va a un corso base, uno degli elementi legati alla composizione è proprio il ritmo, per esempio. E in questa foto di ritmo ne ha tanto, cioè ci sono tanti elementi geometrici che si ripetono in maniera regolare. È un ritmo decrescente, potremmo definirlo in maniera più. Poi anche la presenza di quella freccia, in effetti, quella freccia messa lì, quello è anche il punto in cui gli occidentali iniziano a leggere una fotografia, cioè è come se lui dicesse: è da qui che devi guardare la fotografia. Naturalmente sto speculandoci sopra, queste cose non me le ha dette lui. Oggi alcune cose che dico sono mie percezioni, altre invece sono dei racconti di idee ascoltate dalla sua viva voce. Quindi miscelerò chiaramente le due idee. Ma anche semplicemente la presenza di una freccia in basso a destra, no? Quell'elemento triangolare diventa ancora una volta una freccia che richiama la freccia su e ci spinge a guardare di nuovo verso poi il centro della fotografia. Quindi non so, è come se lui ci invitasse a entrare, a guardare in basso, poi a tornare su, poi su c'è un sacco di ritmo. Insomma, la fotografia è estremamente complessa. E come dicevo, Guidi ha proprio un modo di comporre molto particolare ed è da capire e da studiare piano piano. Ecco, molto a che Senti, fare con la ma metà. a proposito di Friedlander, che è evidente, anche secondo me deve aver influito tantissimo nella crescita, diciamo, visiva di Guidi, loro due si sono mai conosciuti? Una domanda banale, ma tu Sai che sai, questa hanno mai esposto insieme, in quel senso, conosciuti poi, no? Magari. che non lo so. So per certo un paio di aneddoti, cioè per esempio che Stephen Shore è andato a trovare Guido Guidi a casa sua. So che adesso mi è caduta di mente l'altra cosa che stavo dicendo. Ah, che John Goss ha già curato per lui un libro che si chiama A New Map of Italy, che ha fatto conoscere Guido Guidi negli Stati Uniti d'America. Però in effetti il legame con Friedlander lo ritroveremo adesso più avanti, quando lo stesso Guidi accosta una fotografia di Friedlander, forse la sua fotografia più famosa, con una di Walker Evans, perché in effetti uno dei riferimenti più importanti per la fotografia di Guido Guidi è proprio quella di Walker Evans. Senti, vado avanti nelle foto perché non voglio spezzare il tuo ritmo. E scusa se faccio le domande del popolo, ma insomma, ogni tanto devo interpretare sempre. Andare anche su queste, adesso che rimangono, le possiamo scorrere anche un po' più velocemente. Ecco, per esempio, qui cioè, è chiaro che, no, tornando, noi ovviamente diciamo delle cose banali talvolta,
Maurizio, però lo facciamo perché ad alcuni sembreranno banali, ad altri no, perché qualcuno di fronte a un'immagine di questo tipo potrebbe dire: ma caspita, se io al corso base ti porto una foto così, tu mi dici che è sbagliata, che perché non ho tagliato via l'automobile, perché questo e perché quello. Ma in realtà, se poi appunto ci approcciamo a questa fotografia con più attenzione, con più cura, con più calma, ci rendiamo conto che non c'è mai nulla di casuale. E per esempio, in questo caso specifico, l'automobile, come vedremo anche in altre fotografie, va a creare un triangolo in basso a sinistra, e l'elemento triangolare è uno degli elementi principali della poetica di Guidi, di Evans, ma di tantissimi altri fotografi. Cioè, la fotografia di paesaggio è piena zeppa di un elemento triangolare in basso a destra, un elemento triangolare in basso a sinistra, un triangolo da una parte. Anche nella foto di prima abbiamo visto di fatto degli elementi triangolari misti a degli elementi quadrati sparsi qua e là. La foto ancora precedente, quella tutta più complessa, particolare. Però, per esempio, anche in questa qua del signore che sta sotto il balcone, no? Una cosa che vorrei spingervi a notare, questo è un elemento di cui parleremo tra poco. Anche qua, in effetti, c'è un triangolo in basso a destra, ma appena accennato, ma c'è. E poi quel palo che c'è sulla sinistra, viene posizionato in maniera da incastrarsi perfettamente col garage che sta in alto a sinistra. Quindi, diciamo, non c'è mai nulla di casuale nella scelta che il fotografo fa, e la sua posizione nel mondo viene scelta sempre con estrema cura al fine di creare i ritmi, le composizioni che lui ha in mente o che lui comunque desidera ottenere. Non c'è mai niente di casuale. Certo, anche la scelta della macchina, lui ha scattato gran parte di queste foto, se non sbaglio, con un Banco 20-25, quindi comunque anche il tempo dedicato al momento dello scatto è una cosa su cui ha fatto delle scelte precise, no? Poi. Esattamente. Infatti lui si pone praticamente come un pittore, e, nel senso che prima di fare una fotografia probabilmente non impiega mai meno di 20 minuti, lavora sempre o in medio formato o appunto col banco ottico, comunque fa una scelta precisa, cioè sta su un cavalletto e prima di fare click compone la sua fotografia mettendo in ordine tutto per come desidera, come stavamo dicendo prima. Quindi l'approccio per certi aspetti è molto più simile a quello di un pittore rispetto a quello di un fotoreporter che fa una foto, poi si avvicina, poi si sposta un po', fa un altro scatto, poi si avvicina ancora, fa un altro scatto, eccetera. Mentre invece Guido Guidi, per quello che racconta, sta lì 20 minuti prima di fare un click, e come vedremo più avanti, c'è una cartella dedicata proprio a questo argomento. Se poi fa un'altra fotografia, scatta un'altra fotografia un po' diversa, le stampa entrambe, perché secondo lui entrambe hanno la medesima dignità, sono entrambe curate con la stessa attenzione. Contrario di Eggleston, vai, andiamo avanti. Senti, tra l'altro c'è una domanda, avevo visto prima una domanda interessante che provo a porti se vuoi, mentre scorro ancora altre immagini. Ci dicevano, ci chiedevano sostanzialmente del rapporto, eccolo qua, Alessandro ci chiedeva, secondo te Ghirri quanto ha influenzato Guidi, ammesso che sia successo poi così, eh? Sapendo che il primo preferiva le campagne e il secondo le città, seppur in periferia. Diciamo che si sono, secondo me, ma è una mia idea, influenzati a vicenda, cioè comunque sono autori che hanno collaborato, che hanno fatto parte dei medesimi progetti, come mi riferisco in particolare a Viaggio in Italia, ma insomma erano autori che si conoscevano bene, e per cui secondo me si influenzavano l'un l'altro. È un po', diciamo, quello è stato un momento molto importante per la storia della fotografia di paesaggio in Italia, proprio perché i più grandi interpreti del paesaggio italiano con quel progetto che è stato Viaggio in Italia si sono incontrati e hanno, come dire, fatto tutti assieme un cortocircuito incredibile che era questo viaggio immaginario per le strade italiane. Quindi, però Guidi si ritiene molto diverso da Ghirri, soprattutto nel modo di comporre, nell'inquadratura. Dice che spesso Ghirri ha un approccio più frontale, più simmetrico, più centrale, mentre invece in qualche modo Guidi è sempre un po' spostato, cioè è decisamente meno simmetrico nelle composizioni. Ecco, questo è abbastanza evidente.
Senti, tu accennavi dell'errore e questa è un po' la prima immagine che abbiamo dedicata, diciamo, al tema dell'errore. Vorrei che lo introducessi perché me ne hai già accennato, ma ovviamente discussione privata. Allora, un altro libro da consigliare si chiama proprio L'errore fotografico, che è tutto un ragionamento intorno all'errore fotografico e alle derive, per l'appunto, riprendendo il discorso di prima, che derivano dall'errore. Ecco, l'impressione che ho io è che i più grandi autori abbiano spesso avuto a che fare e giocato con l'errore fotografico. Questo che stiamo vedendo è un esempio. E così, se nella cartella. Errore. L'errore, perfetto. Puoi procedere tranquillamente, sì. E tutte le foto che vedremo adesso sono proprio degli esempi chiari di quello che è questo tipo di approccio, no? Cioè fotografare un ritratto con il fumo in faccia. Peraltro anche Ghirri in una sua fotografia ha scattato un'immagine del genere, molto diversa in realtà, però Una ragazza ancora. sulla panchina con il fumo che le copre il viso. Esattamente. Oppure portare al limite la propria attrezzatura fino a creare delle vignettature estreme come in questa fotografia. E questo è un gioco che Guidi ripete e ripete e ripete e ripete. Quindi è evidente che non è che si è sbagliato e ha fatto male la foto, no? È proprio una sua ricerca, è proprio un suo modo di. O la presenza di elementi al centro dell'inquadratura, di tutti questi pali che appunto al corso base diciamo che. Li dobbiamo mettere via perché danno fastidio, però in effetti se questi elementi vengono utilizzati con un determinato criterio riescono a creare tantissima, riescono a essere parte di composizioni impeccabili. È molto molto interessanti, ecco. Vedete di nuovo quel triangolino lì in alto a sinistra, cioè non c'è mai nulla che sia lasciato al caso e questo giocare con l'errore è proprio un aspetto molto interessante. Invito tutti proprio a leggere quel libro e a ragionare su quest'idea, cioè su come poter utilizzare l'errore fotografico per migliorare, per rendere più interessante la propria poetica, il proprio linguaggio. Perché il rischio altrimenti è quello di creare delle foto che siano in qualche modo patinate, cioè talmente belle da essere poi scontate, da essere esattamente quello che ci aspettiamo di vedere, no? È un po' Ho questo. È questo. una domanda, perdonami, però lui, se vogliamo, lo possiamo considerare un po' di più come un pioniere, no? Nel senso, Thorinbert molto spesso cita questo esempio del cinema western dove c'è l'esploratore, diciamo, che per primo va in un territorio ignoto. E poi torna indietro, torna dall'esercito e dice: Ok, possiamo andare, no? Si può andare senza il rischio, il pericolo di trappole di alcun genere. Lui, ecco, nel senso che poi ripete continuamente, ad esempio, questo tipo di errore, ma sembra proprio più che lui stia quasi, voglio dire, dando proprio questa indicazione, come dire, si può fare, ma fatelo poi voi. Nel senso, lui lo fa in questa maniera così ossessiva e ripetitiva che vuole probabilmente chiarire ogni dubbio sul fatto che questa cosa sia volontaria, no? Però poi, nella realtà, ha sperimentato così tanti tipi di errori, così tanti tipi di composizioni diverse, eccetera, che sembra quasi aver avuto più questo ruolo da esploratore, più che da, diciamo, poi più che di mettere a terra questa idea e questo linguaggio veramente, cioè sembra che nel momento in cui poi ha iniziato a farlo, ha cambiato di nuovo rotta in realtà. Io lo ritrovo, questi sono alcuni degli elementi appunto che io ritrovo spesso nelle sue fotografie, però la cosa ecco, importante ovviamente è riuscire a non rimanere soggiogati, a non rimanere vittime poi della ricerca dei grandi autori. Ecco, io naturalmente mostro delle immagini che sono meravigliose. Non invito a copiarle, se non per capire come si fanno tecnicamente, eventualmente, poi però fare, cioè, la cosa importante è fare propria la lezione dei grandi autori. Guardate questa immagine, questa ha una combo di errori, perché c'è anche un soggetto nascosto dietro i panni stesi, oltre
allo stesso errore della vignettatura creata probabilmente col banco, sì, che abbiamo visto prima. Ma quello che vedo nei grandi autori è proprio questo. I grandi autori che ho conosciuto, i grandi fotografi che ho conosciuto e con cui ho avuto il piacere di parlare, che mi hanno raccontato quelli che sono stati i loro maestri, i loro riferimenti. Ecco, i grandi autori fanno proprio questo, mettono tutti i riferimenti dentro uno shaker e poi tirano fuori il proprio cocktail che è personalissimo, che è il proprio linguaggio, che è una propria voce. Ed è questo quello che bisogna poi fare, cioè guardare tanta fotografia, studiare tanto, capire cosa ci interessa e cosa non ci interessa e poi mettere assieme tutto quello che abbiamo studiato e trasformarlo possibilmente in una voce originale, anche se questa è proprio la cosa più complicata, da fare. Questa Vedi come è proprio una cosa ossessiva. era l'ultima di questa cartella dell'errore. Se vuoi passo avanti Sì, andiamo alla. collimazioni, l'hai chiamata. Sì. Spiegami. Un altro aspetto. Allora, io ho conosciuto appunto Guido Guidi, sono andato a frequentare un workshop con lui perché desideravo proprio conoscerlo, ascoltarlo parlare. E c'era con lui anche Marcello Galvani. Che è un altro bravo fotografo, è uno stampatore. E uno degli argomenti più interessanti che sono venuti fuori durante quel, cioè più ossessivi, appunto, no? Che quindi fanno parte della poetica e del modo di lavorare di Guidi, è l'idea della collimazione. Per esempio, nella foto di destra, la linea dell'ombra poi va a coincidere perfettamente con quella tavola di legno in diagonale. E questa idea di non lasciare nulla al caso, ma di far coincidere, di far sovrapporre, di decidere dove vanno a finire le linee all'interno della propria composizione, ecco, questa è un'idea che ritroviamo spesso appunto nelle fotografie di Guido Guidi. Peraltro, rispetto al discorso che facevi prima sui pionieri, insomma, lui sicuramente è un pioniere e poi ha anche insegnato e quindi in qualche modo c'è tantissima gente che poi ha preso questa sua lezione e l'ha inserita nella propria fotografia. Certo, il rischio che ci siano è quello che ci siano tanti emuli, ma questo è normale e succede sempre. I bravi fotografi, anche quelli che hanno studiato con lui, sono riusciti poi ad andare avanti a fare delle ottime fotografie, a trovare, come dicevamo prima, una propria voce. Anche qua, guardate la posizione dell'uomo che è perfettamente sovrapposta a quell'elemento in cemento che sta in basso, oltre al solito triangolo in basso a sinistra che vi invito a notare, e anche un altro su, eccetera, insomma. Chiude tutti i triangoli. Esatto. Qui la collimazione è evidente, no? Quell'albero tagliato che coincide perfettamente con l'albero che sta su. Capite? Lui si sposta per cercare in maniera esatta, chirurgica, questo tipo di appunto di collimazione, di sovrapposizione, di coincidenze. Qui anche, esatto. E questa era una Trovato. delle foto. Senti, però quando è che questa cosa non diventa poi un, diciamo, un cliché per un fotografo? Cioè, lasciando perdere Guido Guidi, ma prendiamo diciamo, no, il classico turbamento, se vuoi, della street photography, cioè che quando cominci a pensare, non so, alle composizioni di Alex Webb con tutti questi personaggi incastrati in un certo modo, a un certo punto tutti, probabilmente, o la maggior parte, tranne pochi e tranne Alex Webb, in realtà cominciano come a giocare con queste immagini, a volte forse dimenticandosi anche di qual è il motivo per cui si sta facendo quella fotografia lì. Ecco, come facciamo a capire quando il motivo per cui viene fatta questa fotografia non è solo la collimazione, ma è una volontà. Un invito a guardare tutto e non solo quella cosa lì, intendo dire. Mi vengono in mente tre idee, diciamo. Una è il fatto che questo modo di lavorare rientri proprio in una certa ricerca. Come vi dicevo, quello che ho cercato di fare è stato separare alcuni elementi che si ripetono per mostrarli, no? Quindi questo è sicuramente uno degli elementi che ritroviamo in tantissime fotografie di Guido Guidi. Ma mi veniva in mente anche banalmente Raymond Carver, che nel suo libro Il mestiere di scrivere dice che quando ci dedichiamo alla scrittura, e potremmo
potremmo dire la fotografia, dobbiamo occuparci di qualcosa che realmente ci interessi, perché se scriviamo qualcosa che davvero ci interessa, allora troveremo anche l'interesse da parte degli altri, mentre se stiamo soltanto facendo un esercizio stilistico, questa cosa si vedrà, cioè se facciamo una foto bella a modino, potremmo dire, sarà una bella foto ma non interesserà a nessuno, cioè al massimo ci fa prendere qualche like sui social, ma invece io trovo che dietro questa ricerca ci sia un'ossessione. E che la cosa, ne abbiamo parlato mille volte, no? Che suggerisce anche Antoine Dagatà, il fatto di dedicarsi a un tema che davvero ci interessi, ci ossessioni, e tanto tanto studio. Infatti lo vedremo più avanti quando parleremo della figura dell'orante, parleremo proprio di tutti quelli che sono i riferimenti che poi stanno dietro alla fotografia di Guido Guidi. Allora, riscorro le immagini, rimando avanti il punto. Eccoci qua, questo nuovo capitolo, il quarto capitolo che tu hai chiamato Segni. E perché qui è un'altra cosa che ossessiona, o penso ossessioni, come dicevo prima, a Guidi, è il segno dell'uomo, ma anche il segno del tempo nel paesaggio. Cioè ci capita spesso di trovarci di fronte con Guidi a delle fotografie praticamente vuote. Fotografie che magari non ci verrebbe voglia di scattare, a me sì, però magari ai più no. Cioè uno la prima volta che incontra una foto di Guidi di questo tipo dice: ma che cavolo di foto hai scattato? Però in effetti ho questa foto qua, no? Di fatto è una foto di una parete vuota, però non è una parete vuota, è una strada, una parete, un soffitto in cui ci sono dei segni del tempo. In alcuni casi, in altri casi del passaggio dell'uomo, che in qualche modo diventano la storia di questo luogo. E questa fotografia è incredibile, mi spiace che non si veda molto bene perché quel taglietto sulla tovaglia fa praticamente la fotografia, no? E sono proprio questi elementi che rendono uniche queste immagini. Quindi non vado a fare la foto a una parete vuota, ma scatto una fotografia a un luogo che ha una storia e provo a raccontare o a far evocare o a farvi immaginare la storia di quei luoghi. E qui ne parleremo tra un attimo quando parleremo di Preganziol. In questa cartella ho inserito due fotografie di questo lavoro, Preganziol, e qua per esempio si vede in maniera estremamente chiara questa sua ossessione, io credo, nei confronti di quelli che sono i segni lasciati dall'uomo e dal tempo in questo spazio. Ecco. Ti porto a quest'altra immagine invece. Ok, e qui questa è una sequenza che fa parte del libro Veramente, della mostra Veramente, ed è proprio una delle immagini giovanili di Guido Guidi, scattata in 35 mm, quindi con una macchina di piccolo formato, ma fin da subito quello che volevo dire era questo: si capisce la sua ossessione per il tempo, per la sequenza, per la giusta posizione di immagini scattate in momenti temporali differenti. In questo caso sono scattate pochi istanti dopo le altre immagini, ma puoi andare. Tranquillamente, ma in altri casi, ecco, ha fatto scelte diverse. Qui anche ha studiato praticamente la luce e ha aspettato che cambiasse il modo in cui la luce e le ombre disegnavano un semplice cespuglio. Per cui uno dice: ma a chi di voi verrebbe in mente di fotografare un cespuglio? Beh, in realtà, poi, se guardate abbastanza a lungo le fotografie di Guidi, verrà voglia anche a voi. In altri casi lui è andato a rifotografare dei luoghi a distanza di mesi, questa è la stessa sequenza di prima, quindi puoi scorrere più velocemente se vuoi. È andato a distanza di mesi a fotografare gli stessi luoghi, e mi sa che siamo arrivati a Preganziol, quindi lo puoi anche sì mandare. Scusami, era partito da solo. Vai tranquillo che. Wow, ma come fa a girare il libro così?
Quando ho mostrato l'altro giorno questo libro alla mia compagna e mi ha detto, vabbè, ha scattato una sola foto e poi l'ha messa in tutte le pagine. Scherzo, naturalmente, perché Sabrina è qui accanto a me. Però è estremamente interessante questo progetto, questa idea. Possiamo anche far vedere il libro, esatto, che anche qui, Preganziol, e la copertina già ci svela tutto quello che succede all'interno di questo libro. Lui ha dato un nome a ciascuna parete, dopodiché, sfogliando il libro, ci si sofferma sulla parete A a lungo, sempre con quel gioco, con quell'idea di vedere come cambia uno spazio a distanza di tempo, quindi quando cambia la luce, e poi a un certo punto c'è una specie di finale a sorpresa, potremmo dire, perché improvvisamente, quando ci siamo abituati a guardare questa parete A, sfogliare la foto A1, poi la foto A2, poi la foto A3 e così via, a un certo punto ci dà uno scatto della parete B, uno scatto della parete C, uno scatto della parete D e chiude un attimino il cerchio. La cosa importante da comprendere, a mio avviso, è che lavori come questo sono figli di magari poche ore di lavoro, però di anni di meditazione. Quindi è estremamente importante il fatto che lui non sia approcciato a questo lavoro in maniera estemporanea, non è andato lì e ha detto ora faccio questa cosa, ma appunto questo lavoro è figlio di una meditazione di anni, anche di una riflessione, di un'idea, di un ragionamento che anche rispetto allo stesso luogo, cioè quello che lui faceva, come abbiamo detto, era spesso tornare negli stessi luoghi e rifotografarli a distanza di tempo. Scusa, ho rimandato il video perché qualcuno in chat diceva che non si è visto il video. Se non riuscite a vederlo da dentro WebEx, dovete cambiare la modalità di visualizzazione, ne avete diversi. Senti, dopo questa parte qui di Preganziol hai una nuova cartella che è ragionamenti sulla visione, no? La naturale prosecuzione di quello che hai appena detto. Sì, ti puoi soffermare sulla prima immagine, credo per un po'. Ecco, una cosa che mi ha colpito negli anni, rispetto ai fotografi è la loro ossessione rispetto ai ragionamenti sulla visione. È normale, no? È una cosa con cui abbiamo a che fare quotidianamente, la percezione, la visione, siamo sempre lì a studiarla. Ma addirittura durante una mia ricerca ho trovato Ghirri che fotografava. Non so adesso come si chiamano, ma quei binocoli che vengono utilizzati nelle località turistiche praticamente, no? Poi ho visto che lo stesso Ghirri ne ha fotografato un altro, quindi ci sono almeno due foto, quelle che ho trovato io, di Ghirri che fotografa questo oggetto. Poi a un certo punto trovo Bresson che fotografa lo stesso oggetto e poi trovo Haas, un altro fotografo Magnum, che fotografa anche lui un oggetto per vedere. Allora dico, cavolo, allora c'è un'ossessione condivisa anche da fotografi diversissimi tra di loro. E questa immagine, secondo me, ha a che fare con questo discorso, perché proviamo ad analizzarla un attimo, no? Questa è un'altra immagine che mostro spesso riferendomi alla qualità compositiva delle immagini di Guidi. Al solito a destra troviamo una serie di elementi che si ripetono, quindi un ritmo incredibile, dei rettangoli più stretti in alto e poi tanti rettangoli nella parte centrale a destra dell'immagine. La cosa curiosa è che le nostre Fiat Panda in basso, tagliate in quel modo, vanno a creare dei triangoli col marciapiede, quindi c'è un triangolo, poi c'è il triangolo dell'automobile, poi c'è un altro triangolo, poi c'è l'altro triangolo dell'automobile e così via. La maggior parte delle auto sono bianche, dice qualcuno in chat, è vero, tranne una. E quindi tutta questa grande cornice geometrica, questi elementi geometrici vanno a creare una cornice. Dentro qui cosa abbiamo? Un enorme sfondo bianco e al centro una testa enorme. Dopodiché, paletto, 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 ma uno di questi paletti, il secondo, va a finire esattamente sull'occhio di questa testa, di questa statua che era disposta lì sul prato. A me sembra un suggerimento, è come se lui ci invitasse a guardare, ci invitasse a vedere, ci invitasse a rinnovare lo sguardo nei confronti del paesaggio che abbiamo di fronte. Però questa è una mia deduzione. Quindi più sul paesaggio che sulla fotografia, nel senso la fotografia è davvero solo come strumento per arrivare
ragionamento sull'ambiente, sull'ambiente inteso non in senso ecologico del termine, ma ambiente come luogo, più su questo Sì, sembra esattamente. portarci. L'idea un po' di tutto il progetto che abbiamo citato prima, Viaggio in Italia, l'idea di Ghirri è quella di fare fotografia di paesaggio proprio per sviluppare un'attenzione nei confronti delle problematiche ambientali. Quindi in realtà c'era un po' quest'idea di allontanarsi dalle foto degli archivi, degli alinari, delle grandi statue, dei grandi spazi che abbiamo in Italia, dei grandi monumenti, e farci vedere un'Italia che non conosciamo in fotografia, perché in realtà è l'Italia che viviamo ogni giorno, ma che non guardiamo mai. E quindi guardare quegli spazi, guardare quei luoghi abbandonati, luoghi della campagna, luoghi della Via Emilia, eccetera, 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 ci aiuta a capire dove viviamo davvero, a capire chi siamo, a capire che storia abbiamo, e probabilmente anche ci aiuta ad affezionarci un po' di più a questo nostro paesaggio e magari si spera a trattarlo meglio. Ecco, questa è probabilmente una delle finalità della fotografia di paesaggio. Senti, proseguo con una nuova cartella che mi hai mandato, invece, dove parliamo un po' dei suoi ritratti, il rapporto di Guidi con il ritratto. Intanto vi dico, la maggior parte di quelle foto con quella supervignettatura sta nel libro Cinque paesaggi. E invece queste foto con l'occhio sono nel libro In Veneto che è uscito da poco. E ce l'ho anche questo qua, poi ve lo mostro. I ritratti di Guidi sono strani, no? Cioè, non trovi mai un soggetto in posa, nel senso un soggetto che cerchi di mostrarsi in maniera bella. È un po' questa la sfida. Noi ne abbiamo parlato tante volte, ma in riferimento ad esempio alla foto di Marilyn scattata da Avedon, che è l'unica foto in cui Marilyn non appare come una superstar. È la ricerca di tantissimi autori che si sono dedicati al paesaggio, ma non solo, evidentemente, ha a che fare proprio con l'idea di far togliere la maschera alle persone fotografate, di provare ad andare oltre o di giocare col cliché. Oppure comunque di provare a fare sì che loro non si mettano nel miglior modo possibile. Basta guardare l'immagine di sinistra dove la signora è in mezzo agli scatoloni. Per quanto sia una bella signora, per quanto la luce sia perfetta, sia curata, eccetera, eccetera, però comunque è fotografata in mezzo agli scatoloni. Oppure il tipo a destra a me ha sempre inquietato, sia per lo sguardo, ma poi la cosa che trovo incredibile è quel ciuffetto di capelli, quell'elemento scuro che viene fuori da dietro la testa che mi attira tantissimo la mia attenzione. Nello specifico, lui ci ha anche raccontato come fa queste fotografie. E il suo obiettivo è proprio quello di far stancare il soggetto. Cioè lui sta lì 20 minuti con la sua macchina fotografica, facendo anche finta a un certo punto di fare cose quando non sta facendo nulla, perché aspetta proprio il momento in cui uno si scoccia, abbassa le spalle, no, butta via il proprio personaggio, smette di cercare di farsi fotografare, mettendo in mostra il meglio di sé, potremmo dire, e a quel punto scatta la fotografia che probabilmente diventa una foto un po' più autentica. O comunque diversa da quello che ci saremmo aspettati, è quindi interessante. La lezione di Diane Arbus è questa, quella del famoso bambino con la granata in mano in mezzo al parco, no? Che lei interrompe nel gioco e fino a che lui fa questo gesto plateale in cui sembra volersi far saltare per aria con la granata, insomma, in diverse letture e credo anche proprio in una sua intervista veniva fuori. La sua volontà di creare quell'immagine lì, portando all'esasperazione con l'attesa il soggetto fotografato. Quindi tirar fuori qualcosa, non tanto aspettando che qualcosa succeda, ma aspettando perché succeda. È un concetto molto diverso rispetto all'aspettare, all'attendere in maniera, diciamo, non controllata quello che avviene davanti a noi. Esattamente, esatto. L'obiettivo è proprio questo. Vedi, è evidente, no? La signora sembra praticamente scocciata, il soggetto in fotografia sembra praticamente stanco, no? Per l'attesa. Cioè, se qualcuno di
ripunta la macchina fotografica e vi chiede di posare per lui, poi no, state su, tirate sulle spalle, vi mettete un po' di tre quarti, magari mostrate il vostro profilo migliore, eccetera, eccetera. E queste sono tutte cose che non troviamo nelle foto di Guidi, ma al contrario riusciamo a trovare delle persone normali e anche delle scelte compositive sempre molto particolari. Invece qui mi dovresti parlare di editing, mi hai detto. Esatto. Qua il nome giusto sarebbe editing, punto interrogativo, nel senso che questo è il concetto che abbiamo espresso prima, cioè Guido Guidi scatta due fotografie quasi identiche e le stampa entrambe, cioè non ha alcun interesse a fare editing perché a suo dire nel momento in cui lui ha impiegato un tempo, ha dedicato appunto alla produzione di un'immagine un determinato tempo, che è sempre superiore a 20 minuti probabilmente o quasi sempre, e ha dedicato la sua cura maniacale nella composizione, eccetera, 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 allora lui le stampa entrambe, cioè per lui l'editing in qualche modo viene fatto a monte, viene fatto nella sua testa. Per questo dico che mi sembra molto più simile il suo approccio a quello di un pittore rispetto che a quello di un fotografo, no? È proprio lo sguardo lento di cui ci hanno parlato Ghirri, Basilico, eccetera. Questa idea di stare dietro una fotocamera, di solito di medio o di grande formato, e mettere tutto al posto giusto per poi fare click soltanto quando si è riusciti a realizzare l'opera che si aveva in mente. Senti, tra l'altro questa apre la strada però alla forzatura che il mezzo che viene utilizzato, per buona pace di chi sostiene che il mezzo non conta, ma conta e come, lo ripetiamo sempre. In questo caso lui sembra sfidare queste regole. Viene una domanda di Tommaso da Facebook. Un'osservazione, in realtà prendo l'ultima parte. Tommaso dice: le sue foto sembrano più snapshot che non foto scattate col banco 20-25 in generale. Quindi in realtà sembra un po' sfidare questa regola, ma diciamo della fotodinamica ottenuta col piccolo formato di una foto più veloce, più snapshot appunto, o candid. Invece sposta questa cosa, questo modo di fotografare all'interno del banco, che però si porta poi dietro questa lezione di editing, cioè a quel punto lì però non riesce a essere avido nello scatto, a dire, o meglio, parsimonioso, scusami, a dire faccio una sola foto. Comunque se ne vede due interessanti, le scatta entrambe, ma senza porsi il problema di dover scegliere. Questo è un po' il punto. Sì, ma perché per lui ogni fotografia, ora questa per esempio è una sequenza di 6 o 8 fotografie, tutte quasi identiche se non ricordo male, o comunque arriverà tra un attimo. L'idea, sì, eccola, questa da qui in poi parte. L'idea è proprio quella di scattare una foto con estrema cura, da questo punto di vista a me sembra che sia un po' diverso rispetto all'idea dello snapshot, nel senso che il tempo che lui impiega a scattare una fotografia, la cura che ci mette, l'attenzione alla composizione, alle collimazioni, alle coincidenze, eccetera, 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 alla luce e così via, fa sì che poi appunto non sia paragonabile del tutto ad uno, quasi per niente, forse a uno snapshot. Quindi secondo me è più che altro una sua ricerca, cioè per questo dico, mi sembra più l'approccio di un fotografo, di un pittore, cioè io sto lì e faccio la mia tela e finisce la mia tela ed è una tela, è un oggetto fisico e nel caso di Guidi è una fotografia che stampo perché ci ho messo la stessa cura che ho messo a realizzare tutte le altre. Però come mai in molte delle sue stampe, non so se hai un'idea o meno, sono piccole come formato, nel senso usa un formato grande per stampare, ma poi spesso nelle esibizioni, nelle mostre, non ti aspetti, ecco, le foto ad esempio giganti che vedevi invece di Ghirri molto spesso. Cioè Guidi sembra essere molto più interessato a questa visione piccola, a parte che ho visto anche recentemente, un paio d'anni fa credo, alla Triennale qui a Milano, un lavoro proprio su Ghirri, nel quale invece le foto erano proprio piccole perché erano proprio le sue stampe, le prove che mandava alle riviste, eccetera. Però normalmente nelle grandi esibizioni Ghirri lo vedi stampato enorme. Invece Guidi, in qualche modo, evidentemente perché è ancora in vita, riesce a
a controllare questa cosa e sembra prediligere formati molto più piccoli di stampa. Ti sei mai chiesto l'effetto che ha? Credo che sia una tendenza diffusa quella di stampare quasi dei provini a contatto, comunque, però penso che abbia molto a che fare con la poetica. Ora non ho una risposta precisa, quindi non vorrei dire sbagliarmi, ecco, però credo che abbia a che fare Un'impressione più che una risposta, cioè se con la poetica personale, nel senso prendiamo un fotografo come Castella, lui fotografa la città con 1 milione di dettagli dentro, allora in quel senso c'è anche bisogno di un formato più grande che ti dia l'occasione, la possibilità di leggere tutti gli elementi che compongono la fotografia. Qui il rapporto con l'immagine probabilmente è più delicato e più intimo, anche perché la cosa che sto considerando anche questa è una banalità, ma nel momento in cui ho in mano un oggetto piccolo, ho un rapporto con un oggetto piccolo diverso rispetto a quando parlo per esempio dell'oggetto libro, quando ho in mano per esempio Preganziol, che è un libro enorme con delle stampe meravigliose, grandissime, e quindi c'è proprio un rapporto diverso, però un libro enorme, ma comunque la stampa occupa circa un terzo di questa dimensione, quindi però sono foto, ecco, quando uno stampa una foto molto grande, poi la devi guardare da lontano, la devi perfruirla tutta, mentre invece se la stampi piccola ti ci devi avvicinare, è un rapporto diverso, più intimo. proprio Non questo sono sicuro, che ma esatto, credo che possa avere a che fare mi con suggeriva. È un po' come quando parli con qualcuno, è proprio questo. Hai una stampa piccola, ti costringe ad avvicinarti e ad osservarla ancora meglio, probabilmente. La stampa grande in qualche modo ti colpisce in un altro modo, più diretto, ma anche appunto costringendoti spesso a stare più lontano. E l'altra cosa è, diciamo, un'analogia delle di quando si parla, no? In un gruppo, tendenzialmente chi alza la voce tende ad allontanare le persone, quindi nel momento in cui invece abbassi il tono di voce, le persone si raccolgono ancora più vicine a te. È un po' proprio un modo di pensare. Se abbassi la voce, costringi le persone a venirti vicino, no? Per sentirti. esattamente, Senti, esattamente. questa la trovo straordinaria, questa coppia di ritratti, insomma. Siamo passati a un nuovo, anzi, stiamo per arrivare a questo. Perché Cézanne? Perché un ritratto di Cézanne? Esatto, allora se andate ad ascoltare parlare Guidi dal vivo, trovate qualche sua registrazione, qualche sua intervista su YouTube. Vi rendete conto di tutta la complessità che c'è dietro la sua fotografia. Nello specifico, se vai anche avanti, trovi anche un accostamento che ci spiega immediatamente il perché di questa immagine di Cézanne, ancora avanti di una. Eccola qui, in quella precedente, o anche qua, insomma, si ritrova. C'è questo libro bellissimo che si chiama La figura dell'orante. Punti per una lezione, è un libro molto molto piccolo, ma è praticamente quello che state vedendo. E quello che lui fa in questo libro sono proprio tutta una serie di cortocircuiti tra Paolo Uccello, Cézanne, Walker Evans. Nello specifico, vedremo più avanti, il riferimento ad una lettera di un alfabeto particolare che, guardate il ritratto l'autoritratto, scusatemi, di Walker Evans. Che ha assolutamente a che fare con quel dipinto di Cézanne, con la barba nei dipinti che abbiamo visto prima e la forma, no, della barba che diventa quasi una M. Ora, andando avanti, vedremo proprio questo segno particolare. Qui c'è quell'accostamento di cui accennavamo prima, la foto di Friedlander accostata a un'immagine di Walker Evans. E di nuovo Walker Evans fotografato, se non ricordo male, dalla compagna, dalla moglie, e di nuovo con questi elementi che in qualche modo ritornano poi nella fotografia e anche la posizione della mano, secondo Guidi, in questo scatto ha assolutamente a che fare con questa forma, questa sorta di M, che è una forma che noi ritroviamo per l'appunto nella fotografia di Walker Evans e nella barba dei dipinti di Paolo Uccello e nel,
ritratto di Cézanne, non ricordo adesso chi fosse il soggetto Suo nonno Paolo Guidi, vedo, il colletto bianco va a richiamare la forma della barba di Paolo Uccello. Esatto. Questa è una sua fotografia, una fotografia di Guidi. Quindi, cioè, capite che cosa hai fotografato? Una aiuola, però in realtà lui fotografa l'aiuola, ma ci mette dentro tutto questo bagaglio che in maniera più o meno consapevole poi ti porta a scattare queste immagini di questo tipo, no? Eccola qua, questa è proprio l'immagine che lui su cui lui, Guido Guidi, potrebbe parlare per ore, e uno dei discorsi che fa è proprio legato a questa lettera, la tredicesima lettera dell'alfabeto, proto-sinaitico, che ha come disegno quasi una forma del mare. La vedrete tra un attimo questo pezzo di testo che ho fotografato mentre lo proiettava proprio durante l'incontro in cui l'ho conosciuto, e questo elemento lo ritroviamo, eccola qui. Questo elemento poi lo ritroviamo nelle fotografie di Walker Evans. Però vi assicuro che se avete la pazienza di trovare una sua intervista, ascoltarlo parlare delle foto di Walker Evans, è qualcosa di incredibile, proprio perché parte da un'immagine di Walker Evans, magari quella che avete visto prima, in cui questo elemento lo ritroviamo nella forma del tetto della casa, nell'ombra, eccetera, eccetera, e poi appunto passa da Paolo Uccello, passa da Cézanne, i ritratti e gli autoritratti di Walker Evans, e mette tutte queste cose assieme in uno shaker, e poi appunto magari va a fare le sue fotografie. Peraltro ci sono davvero mille collegamenti logici rispetto a tutto questo grandissimo ragionamento, che ha molto a che fare con l'esoterismo in qualche modo. Davvero vi consiglio di leggerlo. Questo libro si chiama La figura dell'orante, appunti per una lezione. È un libro molto piccolo, ma è estremamente interessante e di grande ispirazione. Invece qui siamo alla, che cos'è questa? La tomba Brioni, giusto? Tomba Brioni, sì. E questo è un altro libro che bisogna avere. Io l'ho comprato solo pochi mesi fa. Tomba Brioni, Guido Guidi, Carlo Scarpas, Tomba Brioni. E il progetto fotografico, la narrazione di Tomba Brioni, che è un progetto curato dall'architetto Carlo Scarpa. Perché è un libro da avere? Perché non è soltanto un libro fotografico. Infatti, all'inizio o alla fine, adesso non ricordo, del libro, ci sono diverse pagine dedicate in cui Guido Guidi si racconta, e racconta in quanti anni ha realizzato questo lavoro, racconta quanti ragionamenti stanno dietro allo scatto di ogni singola fotografia, racconta quello che è il suo rapporto col racconto di un'architettura. Quindi in qualche modo è una sorta di piccolo, come dire, prontuario del fotografo di architettura. Ma lo sto sminuendo naturalmente, perché è molto molto di più. Però se vi interessa la fotografia di architettura, se vi interessa capire come si muove un fotografo quando deve raccontare un'architettura, questo è sicuramente un testo estremamente interessante. E in questa sequenza di immagini chiaramente ritroviamo tutto quello che abbiamo visto fino ad ora, cioè l'ossessione per la geometria, l'attenzione al tempo, la maniera in cui il tempo e la luce e le ombre modificano i luoghi, e così via. C'è forse qualche altra, esatto, immagine. Come? Erano queste due immagini e poi adesso ho questi due testi che mi hai mandato. Perfetto, ecco qua, per esempio, lui parla della sua stessa fotografia, no? Di nuovo in riferimento in questo caso a Malevich, quindi ad un pittore. Ecco, l'idea è proprio quella di condensare tutto quello che noi vediamo, studiamo negli anni, per poi trasformarlo, per poi trasfigurarlo, per poi riutilizzarlo all'interno delle nostre fotografie. E lui, da questo punto di vista, ha una grandissima capacità analitica nei confronti del proprio background, del proprio bagaglio. Ed è chiaramente un lavoro che fa spesso e che trovo essere estremamente interessante anche da un punto di vista didattico proprio, no? Al di là della bellezza delle sue fotografie che adoro.
L'ultimo lavoro è una chicca ed è un libro che questo ho comprato, mi sono svenato, però è un libro meraviglioso, si chiama Lunario e io veramente non, sono un po' irresponsabile, nel senso che compro libri in continuazione, ma credo veramente che sia una cosa sensata, perché comunque il libro ci dà la possibilità di guardare delle stampe che l'autore ha seguito il più delle volte, se ancora in vita, quindi di riuscire a capire meglio quella che è la sua poetica, di poterci avvicinare alle sue stampe, di avere un rapporto diverso rispetto a quello che possiamo avere semplicemente guardando adesso questa foto scattata peraltro male da me stamattina, insomma, eccetera. Però questo è un libro veramente bello, secondo me si chiama Lunario ed è proprio una. Sì, una deviazione appunto sul tema della Luna, delle forme circolari, tutte le foto che adesso vedrete sono foto che sono inserite in sequenza. A me è un libro che diverte tantissimo, non lo so neanche spiegare perché non ci ho fatto dietro un ragionamento. L'ho aperto, l'ho sfogliato e ho sorriso dalla prima all'ultima fotografia, ecco. Sono chiaramente dei giochi di accostamento di forme, no? E tutte queste forme poi hanno a che fare con gli astri, no? Quindi ancora una volta troviamo dei collegamenti con l'esoterismo, però lo trovo davvero un lavoro interessante e super, super divertente. C'è una deriva molto, molto interessante. Naturalmente. Ecco, abbiamo provato a raccontare alcuni degli aspetti che, come dicevo, mi hanno colpito me personalmente. Non riusciremmo a parlare in maniera completa dell'opera di Guidi se non creando, come dire, un corso universitario di diversi mesi, considerando che lui per un'ora intera parla di una sola fotografia di Walker Evans, quindi. Però ho provato ad analizzare alcuni aspetti, il suo rapporto col tempo, il modo in cui il tempo e la luce, le ombre cambiano lo spazio, i segni lasciati dal tempo e dall'uomo sul paesaggio, l'errore fotografico, che è un elemento che ritorna spesso. Questa doppia è meravigliosa, c'è cioè qualcosa di incredibile. Poi continua nelle altre pagine, le ho fotografate mostrando altre 4 o 5 fotografie, o forse anche di più, con momenti diversi di queste tracce del sole su questa parete filtrata con la luce filtrata dagli alberi. Il libro, qualcuno ci chiedeva, si chiama La figura dell'orante, appunti per una lezione. La figura dell'orante, appunti per una lezione, sì, eccolo qui. Non so se vuoi dire qualcosa tu, Mauri, e poi lasciamo spazio alle domande, dimmi tu. Ti sento. Eccomi, tolgo il mio muto. No, Ale, direi. Allora, ti volevo leggere alcune domande, in realtà, ma a parte che c'è ancora una tua foto su cui hai un aneddoto, Giusto, che è questa. Questa è tua. Questa eravamo insieme quando l'hai fatta, più o meno, cioè eravamo a Malta entrambi per un progetto sviluppato da l'ente turismo maltese in Italia. E con Leica Camera Italia. Qual è l'aneddoto? Dai. allora, l'aneddoto rispetto a questa foto è che io l'ho mostrata a Guido Guidi, perché una cosa che vi consiglio di fare è ogni volta che c'è la possibilità di andare a fare delle letture portfolio, quindi di mostrare le vostre fotografie a degli autori, a dei curatori, a dei galleristi, a degli editori, insomma, a foto editor, a figure che in qualche modo possano darvi una mano da un punto di vista critico, quindi migliorare la vostra capacità di comprensione anche del vostro stesso lavoro, che è una cosa molto importante. Io peraltro quello che consiglio a tal proposito è di scegliere le persone che in qualche maniera possano farci più male. Cioè, nel senso, andare dal lettore, se c'è la possibilità di scegliere, per esempio all'interno di un festival, che può smontare il nostro lavoro. Quindi, voglio dire, io ho avuto la sfacciataggine, la faccia tosta di andare a mostrare le mie fotografie a Guido Guidi, proprio con l'obiettivo di farmele distruggere. E la cosa curiosa di cui volevo parlarvi è che quando ha guardato questa immagine ha detto, però io
non mi dedico a dei soggetti così belli. E la cosa curiosa è che, se da un certo punto di vista, ho capito esattamente quello che voleva dire, perché questa foto è praticamente una cartolina per certi aspetti, cioè uno degli angoli più fotografati della Valletta. Però in realtà, se la guardiamo bene, si vede un'architettura che è stata praticamente violentata con l'inserimento di quegli elementi architettonici che sono chiaramente di un'origine differente, cioè arrivano dalla cultura britannica, inglese, quindi un po' come tutti gli altri, come anche la lingua che abbiamo trovato a Malta, anche l'architettura rispecchia proprio questo mix, no? A Malta troviamo la Sicilia, troviamo il Nord Africa, troviamo l'Inghilterra, no? Tutto mischiato e a volte mischiato anche in malo modo. In questo caso sto parlando di questi bow window che sono incastrati evidentemente in dei posti in cui prima c'era un arco circolare, quindi con una forma diversa. Quindi per me questa è una foto che potrebbe sembrare una cartolina, ma poi in realtà racconta qualcosa di un po' più. Invece per lui comunque era troppo altisonante, troppo bello questo soggetto, troppo patinato, ecco, potremmo dire. Scusami, in realtà non comprendo ciò che ti sta dicendo, perché è vero che quello è uno dei luoghi più, comunque più caratteristici, più suggestivi della Valletta, quindi, e di Malta in generale, quindi forse lui non è proprio per niente interessato a questo genere di cose. Ma ho un'altra domanda, tra l'altro qualcuno dice sei andato, volevi che ti criticasse la foto. Sam dice, e Guido Guidi, quanto a persone che fanno male non è secondo nessuno. Non so cosa sottintende, se un'esperienza diretta, ma la tua esperienza diretta con lui com'è stata? No, assolutamente positiva, ma quello che cercavo di fare era esattamente quello, cioè di andare lì e farmi dire cosa funzionava, cosa non funzionava. Naturalmente è un suo punto di vista, poi ognuno di noi deve anche cercare di capire quello che cerca dalla fotografia e quindi prendere il meglio rispetto a quello che ciascuno ci dice, ma questo non significa che se qualcuno ci fa una critica noi dobbiamo prenderla male e dire ah, no, non capisce niente, perché dobbiamo sempre avere un atteggiamento, a mio avviso, estremamente umile, soprattutto ancora di più quando qualcuno ci dice delle cose che non ci piacciono, ma soprattutto se questi consigli, queste frasi, insomma, arrivano da una persona che ha una cultura come quella di Guidi. Per questo vi dico, sceglietevi con estrema cura le persone a cui mostrare le fotografie, decidete una persona che in qualche maniera sa di quel tipo di fotografia, conosce quel genere di fotografia, in modo tale da poter ricevere dei suggerimenti che siano assolutamente sensati, no? Se andiamo da un reporter e gli facciamo vedere delle foto di paesaggio, a meno che non è un fotografo di cultura, non sa che dirci. Ecco, intendo dire questa cosa, sto sempre dicendo un'eresia, perché in realtà un fotografo conosce un po' tutto, ma ecco, giusto per capirci. Non sempre, non essere così politically correct, perché il fotografo dipende sempre dall'accezione del termine fotografo. Quello che stiamo cercando di portare avanti da tempo è, diciamo, una persona consapevole quantomeno del click, però è anche vero che si può essere fotografi banalmente facendo click, appunto. Ma senti, sì, tra l'altro si chiama Samuele Vincenti, ragazzo, signore che ci ha mandato questa domanda perché dice che ha seguito Guidi l'anno scorso a Castelfranco Veneto, ma è stata la più grande lezione in senso buono, positivo della sua vita fotografica. Quindi ci chiedono alcune domande pratiche, tipo linee verticali sempre perfette e mai cadenti, dipende dal mezzo utilizzato. Dipende dal mezzo utilizzato, dipende dal punto di vista, dipende da quello che vuoi fare. Sì, cioè la risposta è sì, chiaramente se hai un banco ottico e ti trovi con le linee cadenti vuol dire che c'è un problema, però per esempio troviamo delle fotografie, ritornando al concetto dell'errore fotografico di Gossage, scattate col banco ottico che però sono fuori bolla, quindi con l'orizzonte storto. Però ovviamente avevano un motivo ben preciso, quel lavoro si chiama The Pond, se volete guardarlo e darci un'occhiata. Quindi bisogna sempre capire che cosa il fotografo vuole dire,
E lui lavora in un certo modo e chiaramente il banco ottico ti aiuta a tenere le linee dritte, ma anche quando lavora con la medio formato le tiene comunque dritte. E quindi è più che altro una scelta personale di come vuoi lavorare, con che focale, da che punto di vista. Il problema è che se noi ruotiamo la macchina verso l'alto, la prospettiva fa questo gioco qui. Se però alziamo il punto di vista anche con una macchina di piccolo formato, anche con una Leica M, voglio dire. Se alzi il punto di vista, pur non avendo un banco, pur non avendo un'ottica decentrabile, eccetera, riesci comunque a tenere le linee dritte. E la scelta del punto di vista è estremamente importante. Si può scattare anche da un balcone se vogliamo fotografare un palazzo, no? E quindi non c'è una risposta univoca, credo, ecco. C'è una domanda che però Ivan non comprendo bene. Allora, ritratti da 20 minuti, ma ritratti simili 20 minuti l'una? Sai che Ivan ti prego di specificare meglio la domanda perché sembra interessante, ma non riesco a comprenderla appieno. Forse chiede se per ogni ritratto impiega 20 minuti, cioè dopo che ha fatto i primi 20 minuti di attesa, poi quanto ci mette a fare la seconda foto. Ma credo che abbia assolutamente a che fare. Allora, c'è una parte di lavoro che lui fa da un punto di vista tecnico, carica la pellicola, no, mette a fuoco, fa questo, fa quello, la macchina sul cavalletto. E poi c'è un'attesa che lui ha e durante la quale magari fa finta di fare cose. Quindi, se la situazione gli è congeniale, magari il secondo scatto arriva dopo un secondo, o magari anche il primo, non è che per forza deve aspettare 20 minuti. Però, se invece lui ha l'esigenza di far stancare quella persona perché evidentemente non gli piace, o insomma fargli assumere un atteggiamento diverso, probabilmente aspetta fino a quando le cose non si mettono al loro posto, oppure conduce un po' la situazione. C'è questa fotografia. C'è questa fotografia ma anche un'altra in cui ci sono dei bambini che giocano prima e poi nella foto successiva i bambini sono in posa. È chiaro che lì c'è un intervento evidente da parte del fotografo, ecco. Che ha un po' Ma la vado a condotto le. cercare. Non so se mi sentivi. Sì, mi sentivi? Volevo andare a cercare proprio quel dittico con i bambini che giocano. Intanto rispondo ad Antonio Giannini che ci chiede: non vedo emergere emozioni, potrebbe interessare solo ai tecnici. A mio avviso, nel senso, io mi emoziono guardando le foto di Mili, quindi secondo me è una questione estremamente soggettiva. È chiaro che non è una foto di facile comprensione, è chiaro che non è una foto che arriva a tutti, ma per questo ho fatto quella premessa tratta dal libro Percezioni, cioè. Per riuscire a comprendere una fotografia che a primo impatto ci è ostica, dobbiamo mettere in discussione il nostro modo di intendere la fotografia, il nostro sguardo, la nostra percezione solita e cercare di deviare, come dicevamo prima, cercare di guardare con nuovi occhi, di comprendere quella che è la sua lezione. Io l'esempio che faccio sempre è Mondrian. Pierre Mondrian è il padre dell'astrattismo. Se noi guardiamo le sue opere di fine carriera, pensiamo che siano opere che potrebbe realizzare anche un bambino, mentre invece quello che bisogna fare nel caso di Mondrian è guardare tutto il percorso che lui ha fatto, guardare come dipingere l'albero grigio si è concentrato sempre meno sulla rappresentazione del reale, sempre più sulle forme, e qualcosa di simile ha fatto anche Giacomo Balla, un futurista italiano fantastico. È partito con il dinamismo di un cane al guinzaglio, le mani del violinista, eccetera, per poi arrivare alle compenetrazioni iridescenti. Andatevi a guardare le compenetrazioni iridescenti, che sono di fatto una conseguenza dei suoi dipinti che si chiamano Voli di Rondini. Volo di Rondini ha fatto tantissimi dipinti con questo titolo, Volo di Rondini, in cui rappresentava proprio il movimento, poi a un certo punto si è sganciato in qualche modo dalla rappresentazione del volo, dell'istante successivo, eccetera, eccetera, e si è concentrato sulla forma pura, realizzando queste compenetrazioni iridescenti. Una domanda interessante di Paolo, Paola, anzi per te, perché c'è anche Paolo, che ti chiede di esprimere una tua emozione collegandola a una foto di Guidi.
dura, eh. È dura, però a me viene, adesso voglio dire, risponderò in maniera evasiva, però nel momento in cui, non so se riesci a mettermi grande. Sì. Proverò a, senza distruggerlo, a mostrarvi un po' di questo libro. Nel momento in cui io guardo un lavoro di questo tipo, che è per l'appunto lunario, io me la faccio davvero ridendo dalla prima all'ultima fotografia, cioè non è l'emozione, diciamo, facile, no? Che non è qualcosa che abbia a che fare con, necessariamente con romanticismo, però personalmente sono un amante del nonsense, per esempio, e quindi questo tipo di ricerca a me piace davvero, davvero, davvero tanto. E poi magari qualcun altro potrebbe considerarlo meno profondo rispetto a tanti altri lavori di Guidi, però io ci trovo dell'ironia e mi sembra un gioco, ecco, molto interessante. E poi credo anche che la fotografia debba avere a che fare col gioco. Ma tra l'altro vedo spesso dei testi scritti anche sotto le foto, sembrano un po' i lavori di Duane Michaels, no? È presente dove il testo è parte integrante. In questo, o meglio, per la comprensione della foto c'è necessità di leggere quel testo. Anche per Guidi è così quando lo fa, o sono solo degli appunti? Ah, credo che siano più degli appunti, sì. Qua, per esempio, c'è scritto l'anno semplicemente sotto la fotografia. Poi, ovviamente, è estremamente interessante anche il modo in cui vanno in sequenza queste immagini. Per esempio, quel taglio di luce che abbiamo visto nella foto di prima, lo ritroviamo nella forma della foglia in questo caso. Pensavo fossimo già alla falce, siamo alla foglia a seguire. Quindi per questo vi dico anche che è molto importante avere i libri in mano per poter capire il senso completo che l'autore ha dato al suo lavoro, perché poi è proprio la sequenza che dà il senso alle fotografie. Però in generale, non lo so, io percepisco davvero una forte, non lo so, io quando guardo le sue fotografie rimango incantato e mi sento in una condizione spirituale anche particolare. Non so come dirlo adesso perché non ci ho mai pensato prima, però non è l'emozione di quando vedi tuo nipote, chiaramente è un tipo di sensazione completamente diversa e più simile forse alla sindrome di Stendhal, ecco, se dovessimo descriverlo. C'è una domanda invece di Giovanni che ti chiede, ma se cerca l'errore come precedentemente dicevi, che errore è se è voluto? Cioè, nel senso, se è voluto appunto non è un errore. Esatto, esattamente, non è un errore. Ed è proprio questo il bello, il fatto di riuscire a infrangere le regole con coscienza. Quindi conosciamo le regole e poi le infrangiamo, ma ogni volta che lo facciamo per un motivo preciso, lo facciamo ai fini della nostra composizione, lo facciamo perché la fotografia è ancora più bella in quel modo lì. Ci sono tantissime immagini di tantissimi fotografi in cui si vedono degli errori. I fondali, per esempio. E con pezzi dello studio fotografico mi viene in mente un'immagine di Roversi in cui si vede un pezzo di cielo. A un certo punto c'era evidentemente un set all'aperto e poi c'è un triangolo in alto, si vede un po' di acqua, o il cielo. Ma questa stessa idea è stata ripresa da tantissimi altri autori, come non ricordo adesso se Avedon o Penn hanno fotografato. Sicuramente tu, Maurizio, te la ricordi questa foto di questa signora bellissima con questo vestito che stringe sulle ginocchia e poi si allarga. E nella parte destra e sinistra del fotogramma ci sono, si vede il fondale, quindi un pezzo di studio fotografico che Irving Penn. Irving Penn, esattamente. E si vedono quelle due linee del fondale che accompagnano la forma del vestito. Quindi ha assolutamente un senso in quell'immagine. Ecco, l'idea è che. Non è che io faccio un errore per farmi il figo, ma ricerco l'errore, lo studio,
come dire, mi ci metto in mezzo, mi sporco le mani perché voglio andare oltre quello che è probabilmente l'immagine patinata, l'immagine di facile comprensione. Ti stavo cercando quell'immagine. Allora, sì, perché c'è sia quella di Penn che quella di Avedon, poi ripresa, ma lo studio è quello proprio di Irving Penn, con quel daylight pazzesco, questa finestra sulla parte che proietta. Non so se ci sono Ah, altre quello. domande, nel frattempo mentre io cerco l'immagine. Dicevo, non so se ci sono altre domande, mentre io cerco l'immagine che vuoi vedere. Forse una te la leggo. Dice, ci chiede Gas Blanco. È interessante secondo me capire anche, oltre alla dimensione, quanto conti tutto quel bianco intorno alle foto. Cosa che ho riscontrato anche in alcune mostre sue. Qual è secondo voi il motivo di tutto questo bianco? Non so, io... Sei Ale? Sì, pensavo stessi dicendo qualcosa. Ma credo che abbia assolutamente a che fare col modo in cui lui ami presentare le sue immagini. Per esempio, mi viene in mente Kodachrome di Luigi Ghirri, è un libro che è in formato verticale e lui usa spesso delle, o forse esclusivamente, adesso non ricordo, delle foto orizzontali e le mette in alto, quindi c'è un enorme spazio bianco in basso ed è forse una delle prime volte o delle volte più famose in cui viene utilizzata questa idea, no? Di usare uno spazio bianco grande in basso. Nei libri di Guidi, ecco, un po' come nel libro su Tomba Brion di Carlo Scarpa, questa idea, anche se lì chiaramente il formato è diverso, è un formato verticale, come dicevamo, quindi il bianco è molto di più. Però assolutamente io credo che abbia a che fare con quello che tu vuoi dire, con come tu vuoi che le foto respirino. Il modo in cui le metti su un libro, le fotografie, il modo in cui le presenti in un'esposizione, in una mostra, ha assolutamente a che fare con l'idea legata alla tua poetica o al progetto che stai presentando. Quindi puoi fare delle foto molto grandi se vuoi che si vedano i dettagli e che la gente sia lontana, puoi fare delle foto molto piccole se vuoi che la gente si avvicini, puoi lasciare uno spazio grande e bianco intorno se vuoi che la foto respiri, che abbia magari mettere un grande passepartout intorno e poi una cornice, oppure puoi semplicemente stampare su una carta da 2 soldi, la carta dei manifesti e fare una parete intera. Ognuno puoi fare delle scelte che sono sempre funzionali alla propria poetica, ripeto, o all'esigenza legata a quel progetto che stai presentando. Il libro di Carlo Scarpa è Tomba Brion. Guido Guidi, Carlo Scarpas, Tomba Brion. Eccolo qui. Proprio vicina a Castelfranco Veneto. Senti, una... Ecco, ho trovato le immagini. Allora, tu ti riferivi, credo, spero si veda, a queste. Quella di destra in Qua particolare. Esatto. è in particolare dove lei ha le braccia più aperte, quella di Avedon. Esatto, l'altra di Penn. E quest'altra invece di Irving Penn è un po' più... Gioca un po' meno su quel richiamo, però comunque erano legate sostanzialmente le due immagini. Lei è Susie Parker, questa donna qua. Però la cosa che ho notato, per esempio, nell'immagine di Irving Penn è il fatto che il fondale sia a destra che a sinistra faccia eco alla forma del vestito, ecco. Quindi c'è un errore che però, cavolo, da un punto di vista compositivo è assolutamente sensato e interessante. Direi che se non ci sono ulteriori domande, sto consultando sia stavo guardando ancora le ultime domande, se non ce ne sono. Ci chiedeva il libro su Carlo Scarpa, magari ti chiedo se puoi di commentare poi. Sulla pagina YouTube sotto il video, quando lo caricheremo su YouTube, e magari adesso sotto la pagina della diretta Facebook con l'elenco dei libri. Dei libri che abbiamo citato. Bene. E non posso che ringraziarti perché è stato molto molto interessante. Io ho fatto un po' la parte del ragazzino del discoletto che fa le domande scomode.
un po' sciocche, però era parte del gioco, insomma, no? Quindi avere una visione così in realtà poi profonda come la tua sul lavoro di questi autori, come Guidi, come Gossage, eccetera, poi secondo me hai rivelato il grande trucco che è quello di vedere i loro libri, vedere le loro mostre prima di tutto e non scartare le immagini come se fossero no, dei frame di Instagram, ma fermarsi un attimino a cercare di capire perché. Ma questo vale davvero per tutti gli autori che abbiamo affrontato in questi giorni con i nostri colleghi della Like Academy, queste settimane. Quindi, Ale, davvero grazie, grazie tantissimo, perché so che è stato veramente difficile. Il tema scelto, l'autore scelto non è per niente semplice, eppure, insomma, sei cavata come al solito alla grande. Ora speriamo di poter riprendere a fare presto il tuo workshop di Urban Landscape. Magari devi spiegare un po' meglio cosa vuol dire gli urban landscape per noi, cosa, anzi, in realtà nel mondo della fotografia, cosa vuol dire. Quindi non andiamo a fare il paesaggio, la spettacolarizzazione del paesaggio all'Ansel Adams per capirci, ma andiamo a fare una riflessione sul paesaggio utilizzando la fotografia. Quindi, grazie. Speriamo come dire, di anche trasformare questo workshop, come ci siamo detti, in un momento anche di un'esperienza diversa, nel senso che in passato c'è stata una casualità quando abbiamo fatto il workshop a Bologna, perché ci siamo ritrovati a un certo punto con i ragazzi dentro una mostra di Ghirri, che casualmente era organizzata in quegli stessi giorni lì vicino in Leica Store. E quindi il prossimo workshop, l'idea era di organizzarlo al cimitero di Aldo Rossi, un altro grandissimo architetto italiano a Modena, e poi abbiamo in cantiere, speriamo di riuscirci, anche magari appoggiandoci all'amico Giuseppe Andretta, che sta proprio a Castelfranco Veneto, di magari, perché no, provare a visitare anche Tomba Brion durante le giornate del workshop. Quindi incrociamo le dita, insomma. Dai, lo faremo sicuramente. Grazie Ale, buon 1º maggio a tutti, buon 1º maggio a te, anche non si può dire che abbiamo lavorato, ci siamo solo divertiti. È stato un piacere. Super piacere, grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie davvero. Aspetta che faccio, ah, me lo stavo dimenticando, unmute all e l'applauso per Alessandro. A presto.